Multifunction wireless charger. Mi è caduto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Armando e te lo recensiono. Oggi vi porto la recensione di questo multifunction wireless charger. Ok? Per chi come noi ha Apple oppure comunque ha bisogno di una base di ricarica completa di lucina per il proprio comodino o semplicemente da tenere sulla propria scrivania durante il lavoro, penso che questo sia un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto perché questa base multifunzione, oltre ad avere l'orario, la sveglia, c'ha anche, come potete leggere qui, c'ha anche una ricarica a 10 watt. Quindi devo dire la verità ragazzi, è un buon compromesso. Su internet bene o male costa sui 43 euro, costa intorno ai 43 euro. Io l'ho comprato da Amazon, rilascerò qui in descrizione il link per poterlo acquistare. La marca è Anole e, come dice anche la descrizione, è una sveglia digitale multifunzione 4 in 1 con caricatore wireless QI, stazione di ricarica QI, luce notturna, supporto per cellulare Apple Watch, iPhone, Samsung Galaxy, e poi potete scegliere il colore. Andiamo ad aprire lo scatolo. Al suo interno troveremo in sostanza questo, una confezione, un'altra scatola con all'interno manualistica e il cavetto per poter alimentare la nostra sveglia. Oltre a questo abbiamo un adattatore che, tra le tante cose, questo è anche portatile, sì, perché c'ha una porta USB-C, come potete vedere qui, per l'orologio e nell'eventualità le cuffiette o un telefono supplementare. Oltre a questo, all'interno di questa confezione arriva anche il carica batterie Power Quick Charge 3.0. Eccolo qua. Nella confezione arriva solo ed esclusivamente questo, con un supporto portatile, come potete vedere è magnetico. Perché questo va a scatti così, ok, e quindi possiamo portare tutto a piacere nostro. È magnetico, come potete vedere, non cade. E avremo, e ve lo faccio vedere dopo, qui il nostro display, questa è la nostra lucina, questa è la nostra basetta di ricarica e qui per mettere l'orologio, un ulteriore telefono o semplicemente le nostre AirPods. Dal lato sinistro abbiamo un'uscita di una porta USB per poter collegare qualche altra cosa. Poi abbiamo un tasto di mode, switch, up and down. Questi servono per poter andare a selezionare, modificare l'orario, la data, la sveglia. Allora, andiamolo a collegare. Prima cosa, si prende questo bel cavetto lungo, dovrebbe essere all'incirca, non l'ho misurato, ma dovrebbe essere un metro e mezzo. E andiamo subito a collegarlo alla parte posteriore della basetta di ricarica. È una USB-C da qui, e mentre invece da quest'altro lato è una porta USB normale. E vediamo che, una volta collegato, ecco qui appare subito il nostro display. Le istruzioni sono completamente in inglese e quindi bisognerà vedere anche da un lato le figure. Non è molto difficile, alcune cose si possono utilizzare ad intuito. Alla fine è come se stessimo utilizzando una vera e propria sveglia.
Prendo il telefono, mi sposto anche con la fotocamera. Allora, prendo il telefono e la vado a mettere sulla basetta. Ed ecco qui che si è acceso il telefono. Potete notarlo anche da qui. Se adesso lo vado a togliere, vedete questo LED blu? Cambia e da blu diventa bianco. Vuol dire che non sta caricando assolutamente nulla. Per quanto riguarda invece la posizione e l'accensione della luce, vedete questo? Basta appoggiare il dito sopra e si accende. Subito da quest'altra parte lo premo di nuovo, guardate, e cambia la colorazione. Lo ripremo ancora e cambia la ricolorazione. Se invece lo ripremo ancora e si spegne. Se invece io voglio scegliere questo colore, per esempio, ok, scegliamo questo colore e voglio aumentare o diminuire l'intensità della luce, devo tenere premuto il dito qua sopra. Tengo premuto e la luce che ho selezionato diminuisce di intensità o se alzo il dito e lo ripremo di nuovo, aumenta di intensità. L'unica cosa che forse non mi è piaciuta tanto è questa, che io non posso scegliere direttamente il tipo di luce, ma devo andarla a selezionare. Mode switch up and down. Allora, andiamo a prendere e premere il tasto mode. Vedete che inizia a lampeggiare. Poi up and down per poter selezionare l'orario. Stavolta vado a premere il tasto switch che mi cambia, come potete vedere, la sezione e posso andare a mettere l'orario che voglio. Una volta fatto questo, premo di nuovo mode. E mi dice come lo vuoi l'orario, in 12 ore oppure in 24 ore. Scegliete voi quello che vi piace di più in modo tale che state tranquilli. Di nuovo il tasto mode, si può impostare la sveglia 19:32 oppure con lo switch si va a cambiare e up and down, si va a cambiare il tipo di orario. Mode ok, anno possiamo scegliere l'anno. Poi 12 è il mese e 30 è il giorno. Premiamo di nuovo Mode e abbiamo finito le impostazioni. Poi bisogna prendere questo pezzo, aprirlo e vedete che al suo interno troverete due porte USB dove bisogna inserire i fili per poterli poi collegare una volta finito con gli spinotti qua. E qua. Vi faccio vedere adesso invece anche come si mettono i cavetti. Prima cosa andiamo a staccare questo pezzo di gomma e prendiamo il nostro caricatore per lo smartwatch. Dall'altra parte dobbiamo far entrare lo spinotto qua dentro. Sembra un pochettino difficilotto, ma in realtà non lo è. Ecco. Vedete che il filo passa tranquillamente e lo si va ad inserire qui. Poi, come potete vedere, c'è una guida. Noi inseriamo lo spinotto dell'orologio nella guida, avvolgere il filo. Andiamo a inserire lo spinotto nella presa. Andiamo ad inserire tutto qua dentro, non si vede più nulla. Lo andiamo a inserire sulla basetta, avete sentito, è magnetico, e poi dopo ci andiamo a collegare il telefono. Stessa identica cosa, ovviamente, la facciamo con il cavetto per caricare le AirPods. Ok, ci sono riuscito. Ve lo apro per farvi vedere. E in pratica ho bisogno di prendere degli spinotti un pochettino più, dei cavetti un pochettino più piccolini, almeno per quanto riguarda almeno quello lì dell'AirPods, oppure bisogna cercare in qualche maniera di unificare il tutto. La cosa principale che comunque va bene è che sono riuscito a farlo inserire. Lo vado a collegare, dovrebbe funzionare tutto, andiamo a vedere. Ok, questa è la prova. Vado a mettere l'Apple Watch e si carica e vado a questo punto a mettere anche le AirPods. Ovviamente adesso faccio la prova con la cover di protezione. No, deve andare senza cover, quindi abbiamo la cover
abbiamo l'obbligo di dover staccare tutto. Ok, vado ad inserire e si carica. Allora, come vedete qua, poi dopo per andare a staccare, ecco, capitato questo. Oppure capita questo, che andate a tirare, sto mantenendo tutto con una mano. Non è molto semplice per andare a togliere le AirPods da qua sopra. Anche perché guardate, sto tirando e esce il cavetto fuori e poi lo devo andare ad inserire. Per quanto riguarda invece l'altro supporto, stessa storia, andiamolo ad inserire e si carica, però non mi piace tanto, devo dire la verità, perché potrebbe essere soggetto a qualche urto o scossone. Per poter inserire poi la sveglia è tutto molto 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 semplice. Basta andare a tenere premuto il tasto down e vediamo che si illumina il simboletto della sveglia. Qua, vedete, passandoci la mano sopra, possiamo scegliere il tipo di luminosità. Ed ecco qui che sta suonando la sveglia. In questa maniera possiamo decidere quando poi dopo andarla a spegnere. Dovrebbe essere premendo il tasto qua. Esatto. Conclusioni finali di questo multifunction wireless charger. Allora, ragazzi, sostanzialmente è di plastica e c'ha una ricarica da 10 watt, il che è buono, quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo in maniera wireless. E con i cavetti che, come vi ho fatto vedere prima da questo lato, secondo me dovremmo trovare dei cavetti un po' più piccolini per non aggrovigliarli insieme e avere quel piccolo incidente che si apre. La luce, forse io avrei preferito avere un pulsante di memoria, quindi scegliere il colore e poi dopo andarlo a cambiare nel momento in cui volevo deciderlo io. No, che per poter accendere la luce devo premere 3 volte, 2 volte, 4 volte, in base a quello che voglio fare. Per quanto riguarda invece la parte dell'orologino, semplice, sistemato, qualche volta si fa fatica a far spegnere o accendere l'indicatore della luce e dell'orario. Altro problemino che ho trovato è questo qui della ricarica del o cellulare o dell'AirPods, perché in pratica, per quanto possa essere stretto il gommino, capita che si tira anche il filo. Esteticamente è carino, è fatto di plastica, forse potevano mettere magari una struttura un pochettino più solida. Il prezzo di 43 euro è un prezzo giusto per questo oggetto? Allora, ragazzi, calcolando che è una stazione di carica wireless 3 in 1, che ha la possibilità di caricare il telefono, l'orologio e poi può caricare anche le cuffiette e può caricare, se non teniamo il telefono, le cuffiette al posto della ricarica wireless. In più, oltre, c'è un'uscita supplementare dove inserire una porta USB con un altro caricatore. Ok, potrebbe valerci, ci sta. Il discorso è magari la qualità, che essendo plastica, magari a lungo andare potrebbe rovinarsi un pochettino. E poi quello che non mi ha convinto tanto, non tanto per il prezzo dei 43 euro, è il supporto esterno che serve a caricare il telefono o le AirPods e l'orologio. Perché comunque, anche se si può staccare e avere un'autonomia propria, quindi può essere portato in viaggio, io mi prendo questo tutto, questo malloppino, me lo metto nella borsa, quando arrivo devo caricare solamente il telefono e l'orologio, sto bene. Sì e anche no, perché comunque bisogna trovare dei fili un pochettino più corti da inserire all'interno del cofanetto e andare avanti così. Voi invece cosa ne pensate?
prezzo è buono, il prezzo non è buono, avete questo oggetto, io vi lascio comunque in descrizione il link per poterlo acquistare o per poter andare a visionare ancora di più quello che è l'oggetto vero e proprio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere la futura recensione. Ciao ragazzi!